Galleria Dorata è veramente l'esempio più eclatante, più smagliante, più incredibile dello stile rococò a Genova. Secondo studiosi come Carlo Giuseppe Ratti o Federico Alizeri, è veramente la summa, il punto di arrivo di tutta la tematica decorativa del suo progettista, del suo artefice, appunto Lorenzo De Ferrari. Specchi e stucchi che sono gli assoluti protagonisti della decorazione della Sala Dorata. Specchi che hanno lo scopo di amplificare uno spazio di per sé abbastanza piccolo e di riflettere sugli stucchi, sugli arredi, questa luce che filtra dalle finestre che sono tra uno specchio e l'altro, che creano un ambiente assolutamente fantastico. Struttura rettangolare dove alle pareti sono tutti gli elementi della decorazione rococò come colonne corinzie con cariatidi, putti, reggi, luci, specchi, terminata da un bellissimo soffitto a volta lunettata con la grande decorazione ad affresco. I temi della decorazione ad affresco, decorazione che è opera di Lorenzo, sempre di Lorenzo De Ferrari, raffigurano le storie di Enea. Al centro questa bellissima raffigurazione di Venere che intercede presso Giove perché salvi il figlio Enea dall'ira di Giunone. Nelle lunette, due temi già rappresentati in altri palazzi genovesi, Enea che strappa l'alloro sacro e Enea alle foci del Tevere, mentre nei quattro tondi ancora altri temi, sempre tratti dall'Eneide, che sono Enea che fugge da Troia con il padre Anchise e il figlio Astianate, Enea e Didone, Venere nella fucina di Vulcano per preparare le armi ad Enea ed infine Enea che uccide Turno. Poco distante da qui a Palazzo Rosso, ma anche al Louvre, al Gabinetto Disegni e Arti Grafiche, esistono alcuni disegni preparatori di questi affreschi della Dorata, a dimostrazione proprio dell'importanza che il disegno rivestiva per Lorenzo De Ferrari. Proprio il disegno preparatorio con la Nereide che trascina la nave ha fatto da copertina al catalogo di una bellissima mostra allestita nell'autunno 2017 al Louvre a Parigi dal titolo Dessiner la grandeur, le dessins genoises du 6e au 18e siècle, una mostra con 80 disegni della scuola genovese da Luca Cambiaso ad Alessandro Magnasco che è stata molto visitata alla Rotonda Sui e che è stata una grande opportunità, un'ulteriore opportunità per Genova per la promozione di questa città. Le porte, il pezzo forte degli arredi di questa sala, sono state rifatte secondo i disegni di quelle originali che sono conservate al Metropolitan Museum di New York e che quando le ho viste mi sono venute le lacrime agli occhi. Guardate la bellissima decorazione in legno scolpito, intagliato e dorato ancora una volta su una superficie in cristallo. Una decorazione fantastica con arabeschi, con motivi fitomorfi che segue tutto il resto della decorazione in stucco dorato. Anche i divani e le seggiole sono stati pensati, progettati da Lorenzo De Ferrari per armonizzarsi a tutto il resto della decorazione della sala. In questo ambiente magico fatto di luci riflesse, di immagini evocanti, non poteva mancare un tavolo di cristallo. Tavolo che è stato fatto negli anni 30 del Novecento, dopo che nel 1922 la Camera di Commercio aveva acquistato questo palazzo per farne sede dei suoi uffici.
un tavolo che da sempre, da allora fino ad oggi, vede seduti i membri della giunta camerale. Un tavolo e una sala, quindi, che però hanno visto nel passato tanti ospiti illustri, re Vittorio Emanuele con la regina Maria Teresia, ma che ha anche un presente diverso da quello che è il suo ruolo istituzionale. Per esempio, nel settembre del 2007 c'è stata una bellissima cena proprio su questo tavolo che riflette gli affreschi del soffitto e delle pareti, a cui hanno partecipato Renzo Piano, Amanda Burden, Oriol Bohigas e Rogers, quindi il Gotha dell'architettura mondiale. La Sala Dorata fu terminata certamente entro il 1744, che è l'anno della morte dell'abate Lorenzo de Ferrari.